Sette respiri, in apnea tra musica, record e delfini. È l'autobiografia di un uomo che ha fatto di un incidente che a molti avrebbe fatto perdere la voglia di vivere la sua rinascita. Ed è proprio questo il messaggio che Simone Arrigoni, campione mondiale di apnea, vuole lanciare con Sette respiri. C'è sempre tempo per un nuovo inizio. Perché al contrario di quello che sembra, Arrigoni non è nato sportivo, ma musicista. Un incidente e la frattura del polso gli hanno stroncato una promettente carriera. Lui è riuscito a reinventarsi in mare, un sogno, come racconta nel suo libro, preso in prestito dopo la morte del cugino. Musica e apnea apparentemente sono due mondi molto distanti fra loro. Io nasco come musicista, come pianista, poi la vita, come dico sempre ai giovani, purtroppo può portare a delle difficoltà, a delle scalate impreviste, per cui un incidente poi mi ha bloccato la carriera concertistica e da lì una serie di vicende che tratto nel libro mi hanno portato a confrontarmi con il mare, con lo sport e quindi con i record di apnea. Nel momento in cui alla soglia dei 30 anni mi sono confrontato con lo sport agonistico, ovviamente non avevo un passato da sportivo, però il mio passato da musicista, fatto di sacrifici, di costanza e di dedizione allo studio di questo strumento veramente completa, mi ha dato quel background, quella formazione fondamentale per affrontare i sacrifici e la giusta dedizione che richiede un allenamento volto a raggiungere dei livelli massimi, come nel mio caso. Per cui diciamo che le fondamenta, secondo me, per la musica, per lo sport, ma in linea generale in qualsiasi ambito della nostra vita, sono proprio quelle di avere una forte passione per quello che si fa, una grande motivazione e essere disposti a sacrificarsi. Se ci sono questi elementi, ognuno di noi può raggiungere delle vette in quello che è il proprio proposito. Il titolo Sette respiri deriva proprio dalle sue immersioni e dai suoi record. Il titolo Sette respiri nasce da un momento, diciamo, casuale. È stato poco prima della mia prima immersione per il primo record. E in quei momenti dove cercavo la concentrazione, alla fine di tutta la fase preparatoria, ho iniziato a fare un conteggio rallentato, appunto, di sette respiri. E quei sette respiri poi sono diventati un po' il mio portafortuna e quello che è il momento che precede ogni record. Il libro che ho gustato veramente di Simone Arrigoni è un libro che davvero rapisce e il caso di dire ti immergi nella lettura, visto che si parla di apnea e di sport acquatici, e devo dire che mi ha soprattutto emozionato e colpito il decimo capitolo, quello che parla della Grotta Azzurra e di Praia a Mare. Grotta Azzurra che è stata appunto la location per una sua impresa, per stabilire un record, ma soprattutto per la promessa di matrimonio alla sua Michela. E questo è un dato particolare dell'autore che riusciamo ad assaporare e accogliere soltanto leggendo appunto questo libro che è autobiografico. Ad oggi sono 19 i record del mondo tra mare, lago, ghiaccio, piscina o spinto dai delfini. Quando mette in confronto con record estremi come quello appunto dei ghiacci, diciamo che appunto non si può dare nulla per scontato, per cui in effetti quello è stato l'ambiente più estremo e più complicata come immersione, soprattutto la prima, in occasione del primo record. Ne ho fatti due sotto i ghiacci. In quell'occasione io mi confrontavo con un ambiente estremo e con una disciplina estrema, perché sotto i ghiacci andavo senza pinne, in apnea lineare, dinamica, quindi cercando di coprire una distanza senza pinne, con 1,8 gradi di temperatura. Ma la cosa peggiore in quell'occasione è che c'è stata una nevicata di una settimana che ha fatto depositare più di 1 metro di neve fresca sul ghiaccio, lo strato di ghiaccio, per cui io ero preparato ad avere un certo tipo di visibilità che mi consentisse di seguire sotto il ghiaccio il cavo guida, e invece poi mi sono trovato, immaginate, come immerso nel petrolio, quindi assolutamente nel buio più assoluto.
Fortunatamente, proprio, ma più che fortunatamente, diciamo, era un qualcosa che io avevo fatto con coscienza. Avevo nei mesi precedenti eseguito una serie di allenamenti in piscina e in lago proprio per simulare claustrofobia, difficoltà e quindi anche il buio, tanto che ero arrivato a ripetere più di 3 volte la lunghezza del record che poi ho effettuato sotto i ghiacci a occhi completamente chiusi, abituandomi a mantenere la giusta distanza, la giusta direzione. Questo, ecco, mi è servito per affrontare in massima sicurezza anche un'immersione di per sé estrema. Il mare è un ambiente che non è il nostro ambiente, quindi bisogna non averne paura, ma bisogna rispettarlo. E uno slogan che ho lanciato dall'altro anno con la mia ultima performance in apnea è stato quello "mai da soli". Infatti, ragazzi, io mi rivolgo soprattutto a voi che siete giovani, soprattutto ai ragazzi adolescenti che iniziate ad appassionarvi alle immersioni, alcuni alla pesca in apnea. Ragazzi, dovete capire che ogni anno ci sono centinaia e centinaia di morti in apnea solo nelle coste italiane, e si parla di decine di migliaia nel mondo, e molti di questi ragazzi potrebbero invece evitare questo tipo di incidente solamente se si immergessero in due, in coppia. Purtroppo questa è una pratica poco usata, per praticità, per poca conoscenza. Molto spesso ci si immerge da soli e il rischio più grande quando si sta in apnea è quello di andare in sincope. Invece, mai da soli, quindi con un compagno fidato che ci sta sopra, l'immersione è più divertente, si possono condividere le gioie, le esperienze, ma soprattutto è un compagno che ci può salvare la vita. Per cui mi raccomando, voi, e diffondete questo slogan, mai da soli. La vita, anche dopo la decisione di dedicarsi allo sport, però, non è stata facile per lui. Un altro incidente, una frattura alla spina dorsale e pochissime possibilità addirittura di tornare a camminare. Arrigoni sceglie però di non farsi operare e di tuffarsi nella riabilitazione. In 6 mesi conquistò il nuovo record di apnea sotto i ghiacci. Da lì in poi un crescendo. Per certi versi sono tanti i momenti indimenticabili che mi hanno arricchito, però per certi versi un corso in particolare che racconto nel libro con i ragazzi disabili è quello che mi ha arricchito di più. Mi rimane tantissimo, innanzitutto mi rimangono 4 amicizie con 4 ragazzi fantastici che hanno avuto delle difficoltà e che in quella settimana in cui io cercavo di insegnare loro a superare e come affrontare mentalmente determinate difficoltà, sono avvenute delle magie. Un momento, chi ha letto il libro, veramente commovente è quando un ragazzo appunto si è trovato a dover entrare in una toilette per disabili con accesso facilitato e purtroppo era occupata, e quindi un altro ragazzo disabile ha detto, dice, dai, entra in questa per persone normali, che aveva un grosso scalino. Lui si è rifiutato e dice no, perché io ho questo scalino anche in casa, e ogni volta che ho tentato di affrontarlo cadevo, mi sono fatto male, io non voglio più affrontare questi scalini. E quindi insieme a Miticozzo Andrea, questo ragazzo disabile che lo ha spronato, insieme al mio incoraggiamento, lo abbiamo, fra virgolette, costretto ad affrontare questa sua paura, e questo ragazzo a un certo punto riesce a tirarsi su da questo scalino. In quel momento io, Andrea e tutte le persone stavano lì a fianco, abbiamo gioito come dei matti dicendo dai, ce l'hai fatta, e lui no, fermatevi, devo riprovare. Quando ha provato e riprovato 3 o 4 volte a scendere e salire, a un certo punto scoppia in lacrime guardando un po' al cielo dicendo mamma mia, da oggi potrò finalmente entrare e uscire di casa da solo. Rendetevi conto, ecco, che cosa ha potuto rappresentare per me quel momento, che porterò sempre dentro come un'emozione indimenticabile. Davvero inarrestabile, con un messaggio da cogliere davvero importante, perché non bisogna mai farsi fermare dagli ostacoli, anche se i nostri sogni si infrangono. Non esiste una sola strada per le nostre vite, al contrario, con l'impegno e la costanza si possono raggiungere risultati che non si credevano possibili.
Sì, molto spesso il nostro corpo ci fa percepire dei limiti, dei traguardi, delle distanze che sentiamo di non poter superare, ma in realtà molto, ancora più spesso è la nostra mente che ci pone delle paure, dei limiti e ci frena in un certo senso. Io ho avuto, come racconto nel libro, purtroppo diversi incidenti che mi hanno bloccato prima una carriera musicale ormai avviata e poi mi ha messo a repentaglio proprio la mia fisicità. Ho avuto altri incidenti che una volta che ero diventato già campione di apnea mi hanno bloccato e mi hanno per poco lasciato, mi rischiato di farmi rimanere in sedia a rotelle, per cui sono dei danni che mi porto ancora dietro. Con la volontà, con la mente, con le giuste tecniche, con l'allenamento, ma soprattutto con la costanza, queste sono tutte cose che possiamo affrontare al meglio. Questo non significa che poi dobbiamo per forza vincere, perché nella vita non si vince quando si diventa campioni, quando si fa sui giornali, si vince anche nel quotidiano, così come ho raccontato prima di quel ragazzo che è riuscito a salire quello scalino. Quello è stato il record del mondo più importante di tutti quelli che può fare un comune campione dello sport. Io dico che ecco, è importante metterci sempre tutto noi stessi, cercando di tirar fuori il meglio che è possibile da quello che sono le nostre possibilità, pensando che con la concentrazione e con la forza della mente possiamo superare tanti ostacoli. Da poco Arrigoni è anche tornato a suonare il piano. C'è sempre tempo per un nuovo inizio.